Buongiorno ragazzi, eccomi tornata finalmente in un nuovo video. Se sentite un po' di rumore, magari no, è perché ho acceso il clima, fa caldissimo, quindi l'ho appena acceso, è partito proprio qualche minuto fa perché ci sono 28 gradi, fa troppo caldo, quindi avevo bisogno di accenderlo. Mi sono cambiata perché sono stata in pigiama fino a poco fa e sono le 3:30, ebbene sì, questo sarà un video però molto veloce, voglio farvi vedere alcune cosine che ho comprato da IKEA, che ho già preparato qui sull'isola. La settimana scorsa e il weekend scorso sono andata a fare un salto da IKEA, ho preso giusto due cosine, in realtà ero andata perché volevo vedere un po' di mobili e delle tende che mi serviranno per un progetto qui a casa, dopo vi dico di cosa si tratta, però ovviamente non ho trovato nulla, il mobile non l'ho preso perché comunque ero andata soltanto per guardarlo, dargli un'occhiata, anche se più o meno so già quello che voglio. Le tende non erano in programma, ma ho visto un modello che mi piaceva molto, ma ovviamente non erano disponibili causa Covid, tantissime cose non sono reperibili e bisogna insomma aspettare il rifornimento, quindi ho preso giusto due cosine, ma niente di che, e ci tenevo a farvele vedere. Tra l'altro, non so se ci avete fatto caso, ma mi sono tagliata i capelli settimana scorsa, giovedì, sono andata dalla parrucchiera, ho chiamato, ho preso appuntamento perché non li sopportavo più, li ho tagliati parecchio perché mi arrivavano qui tipo, cioè non ci stavano neanche più nell'inquadratura, li ho alleggeriti, ho fatto un taglio pari perché comunque mi piace questo genere di taglio, quindi ho mantenuto diciamo la tipologia di taglio, però li ho accorciati parecchio, ho tolto tutte le punte che erano secche, erano rovinate, c'erano tantissime doppie punte, quindi ho fatto un bel taglio e la prossima volta, tra un mesetto al massimo, voglio andare e voglio fare un bagno di colore perché sono spuntati alcuni capelli bianchi, purtroppo, e quindi sotto consiglio della parrucchiera mi ha consigliato di fare appunto questo bagno di colore e non la classica tinta che si fa per coprire i capelli bianchi, proprio perché non ne ho così tanti. Si notano diciamo di più quando li raccolgo, quindi quando faccio la coda, quando porto indietro la frangia, perché i di più sono tipo in questa zona e quindi insomma voglio andare a fare questo bagno di colore, questo trattamento per andare a togliere quei pochi capelli bianchi che ho, e poi vorrei anche andare leggermente a schiarirli, o meglio vorrei fare tipo dei riflessi sul caramello, dei riflessi leggeri, quindi un colore abbastanza simile al mio colore naturale, però un po' più, sì, color caramello, un pochettino più brillante per dare un po' più di movimento, però lo farò il prossimo mese, anche perché non volevo stare troppo dalla parrucchiera con la mascherina, anche se sono state brave, è stata abbastanza veloce la cosa, però preferisco fare diciamo in due step. Detto questo, capelli a parte, vi faccio vedere le cosine che ho preso. Prima di partire da IKEA, vi faccio vedere giusto due stupidatine che ho preso da H&M. Ho preso, non mi ricordo neanche più, due magliettine, le ho viste e mi sono piaciute subito. Ormai sapete che sono andata in fissa con le t-shirt e appena ho visto queste me ne sono innamorata. Poi ragazze, costavano pochissimo, 4,99 euro a maglietta, c'erano di diversi colori e io ne ho scelte due, una è questa e una invece è verde militare. Sono davvero molto molto semplici, in realtà non le ho neanche provate. Si poteva in realtà provare le cose nei camerini, però io non avevo voglia, quindi le ho prese così e non le ho provate neanche ancora, quindi dopo magari vado a provarla. Ho preso la taglia XS perché comunque mi piacciono belle aderenti e questa è rosa con la scritta Love in bianco, mentre questa qui ha il cuoricino bianco. Qua mi piacciono davvero molto, sembrano fatte bene, poi per quello che le ho pagate, cioè top. Infatti ne ha comprate un paio anche mia sorella. E poi ho preso delle calze, semplicissime calze, in cotone, perché
sono tutte distrutte quelle che ho, camminando scalza vado a bucarle tutte e a rovinarle tutte, e quindi ho fatto diciamo un po' di scorta anche per quanto riguarda le calze in cotone. E basta, shopping di vestiti già terminato. Invece da Ikea che cosa ho preso? Come vi ho anticipato prima, ci sono stata perché volevo dare un'occhiata a dei mobili che voglio mettere qui a casa, però poi il mobile non l'ho comprato di per sé perché era solo una visita insomma così generica, però ovviamente si sa, quando si va da Ikea si c'è sempre con qualcosina. Ho preso questi li ha presi anche mia mamma, quindi ho voluto provare a prenderli anch'io. Sono i classici sacchettini per mettere gli alimenti in freezer, e tra l'altro sono carinissimi perché hanno i fenicotteri rosa, costavano pochissimo, 1 euro. Io questi ogni tanto li utilizzo per confezionare gli hamburger, oppure per congelare la verdura, il petto di pollo, insomma vado a dividere tutto in bustine e tengo tutto più organizzato, quindi li ho presi. Poi mi si era rotto il setaccio. In realtà quello che avevo prima era più bello perché era tutto bianco, opaco, mi piaceva di più, però non l'ho più trovato, non era di Ikea, e ho preso questo qui in acciaio. Non ricordo quanto l'ho pagato, ma costava comunque poco. Questo lo utilizzo sia per setacciare farina e quant'altro, ma anche per... cioè lo utilizzo anche per mettere lo zucchero a velo, in quanto è proprio bucherellato. Poi ho preso questo... questo vasettino, in realtà era da un po' che lo puntavo, tutte le volte che andavo da Ikea lo vedevo, ero tentata a prenderlo, poi non l'ho mai preso perché comunque ne ho tanti che girano per casa, però alla fine non ho resistito e ne ho preso uno. Non so ancora dove metterlo né che pianta mettere all'interno, ne ho una in bagno vera che è bellissima, dopo magari ve la faccio vedere, e volevo provare a mettere quella, e se ci sta bene lascio questo vaso in bagno con quella pianta. Comunque in caso dopo proviamo e vedete anche voi. E poi ho ripreso questi contenitori, ne ho presi due. Se vi ricordate, durante la quarantena avevo fatto un acquisto sul sito di Ikea e avevo preso questi contenitori per organizzare meglio la dispensa. In realtà alla fine sapete per cosa li ho utilizzati? Per il frigorifero. Ne ho due in frigorifero, in un contenitore tengo la verdura come le zucchine, poi che cosa? Zucchine e... peperoni, mentre nell'altro tengo la cipolla, tengo lo scalogno, l'aglio, insomma cose così, e ne ho presi altri due perché voglio organizzare per mettere la frutta, quindi le pesche, il melone, magari preparo già il melone tagliato e lo inserisco qui, oppure l'anguria. Mi sto trovando davvero molto bene perché con questi il mio frigorifero finalmente è organizzato molto meglio e si sporca anche meno facilmente, perché prima buttavo tutto così e poi ovviamente i cassettoni si andavano a sporcare. E basta, queste sono le cose che ho preso da Ikea. Poi c'era una tenda che mi piaceva molto, adesso devo recuperare il telefono perché è in carica, vi faccio vedere il tipo di tenda che mi piace, che voglio prendere da mettere sulle finestre della taverna, perché giù in taverna abbiamo due finestre, però non ci sono tende, in realtà non ci sono le tende perché comunque non ci vede nessuno in quanto siamo sottoterra, però da quando ho messo le tende in casa... diciamo che preferisco l'ambiente con la tenda che non senza tenda, perché va a creare la tenda alla fine fa arredamento, e quindi mi sa che andrò a metterle anche giù, però non erano disponibili, ho fatto la foto, adesso ve le faccio vedere. Queste sono le tende che ho visto da Ikea e mi sono piaciute, poi costano poco perché vengono 13 euro l'una, dovrei prenderne giusto un paio. Sono bianche, non avevo notato questa diciamo fantasia nella parte in alto, però è una cosa minima, e l'effetto è questo, e devo dire che mi piace molto, quindi pensavo di prenderle per metterle appunto nella taverna. Trovo che siano molto belle, sono filtranti, quindi si vede comunque quello che c'è fuori dalla finestra, non vanno quindi a coprire totalmente, non sono oscuranti, però comunque un effetto che mi piace molto. Sono andata a recuperare la pianta che avevo in bagno e ho provato a metterla qui sull'isola. Che dite? Secondo voi ci può stare? Oppure non è meglio senza? Perché riprende un po' il colore dello snack bar.
Forse una punta di verde sul tavolo, cioè sull'isola, non mi dispiace. Vi faccio vedere meglio nel complesso come ci sta. A me personalmente piace, devo dire che non mi dispiace, perché altrimenti se vado a toglierla e non lascio niente, è così, è molto molto pulita. Visto che ho tolto anche il tagliere in legno che tenevo accanto al lavandino, lo mettevo, cioè fino a poco tempo fa stava qui, forse questa pianta messa più o meno qui non mi dispiace. C'è questa foglia, poveretta, che si è un po' rovinata, non so come mai, per il resto è molto bella. Sono cresciute altre foglioline più piccole qui sotto, insomma si sta riempiendo sempre di più. Questa l'avevo presa al Lidl ormai sarà passato un mesetto circa, era in bagno, però boh, vorrei provare a lasciarla qui. Voi che dite? Adesso, tra l'altro, vi devo far vedere l'ultimo acquisto che ho fatto venerdì. Sono stata da Maison du Monde, era una vita che volevo andarci, era davvero da tantissimo tempo. Ho fatto il mio bellissimo, bellissimo giro, però alla fine ho preso soltanto una cosa e ho preso una lampada da terra. Che ho preso perché voglio provare a metterla in taverna. Abbiamo deciso di modificare un po' anche quella zona della casa che voi non avete mai visto. Quindi, se vi può interessare un video dove vi faccio vedere com'è attualmente la taverna, fatemelo sapere qui sotto nei commenti che magari vi faccio vedere qualcosa. Non ve l'ho mai fatta vedere perché non è nei miei gusti. Era l'unica zona della casa già arredata quando siamo venuti qui. È rimasta così per quasi 2 annetti, però abbiamo deciso di stravolgerla un po'. Piano piano andremo a fare delle modifiche e fra poco, io credo il mese prossimo, ci sarà, diciamo, il lavoro quello più impegnativo perché andremo proprio stravolgere le pareti che adesso sono colorate di giallo e anche il pavimento e dopo piano piano andrò ad inserire nuovi mobili più moderni, però non volevo investirci chissà quanto perché comunque è una zona della casa che utilizza molto meno e quindi avevo optato per i mobili dell'IKEA. Da mettere uno come mobile per la TV, poi ho preso appunto la lampada che dopo vi faccio vedere che voglio mettere accanto al divano e volevo prendere anche un altro mobiletto da mettere lungo la parete, quella più lunga, per arricchire un po' e riempire la parete che è comunque molto grande e poi con il tempo andremo a fare altre modifiche. Adesso vi faccio vedere la lampada che mi piace davvero tanto tanto tanto. Ed eccola qui, ho preso questa lampada che ha le gambe in legno, cioè di due tonalità, legno diciamo naturale, quindi come quello che ho scelto io, e legno più scuro, io ho optato per questa tonalità, e poi il paralume io l'ho scelto bianco, però c'è anche di altri colori tipo grigio, verde acqua, rosso e forse anche nero. Non è altissima, ma secondo me accanto al divano ci sta davvero una meraviglia. Ve la faccio vedere anche da spenta, io la trovo davvero meravigliosa. È molto simile a quella che abbiamo sul soppalco, che avevo preso sempre da Maison du Monde, però le gambe sono leggermente diverse. Questa è la cosa bella di questa, diciamo che potete comporla, quindi potete scegliere il colore del paralume e il colore delle gambe e poi assemblarlo a vostro piacimento. Adesso non vado a togliere la pellicola che c'è, la lascio così almeno si mantiene pulito e si protegge finché non verrà il momento di utilizzarla. Queste sono le cosine che ho preso, come vi ho detto, non ho preso tantissime cose, però ci tenevo a farvele vedere e ci tenevo tanto a farvi vedere la lampada che
Mi piace davvero tantissimo, non vedo l'ora di vederla posizionata e di iniziare i lavori perché sono curiosa di vedere quel che salterà fuori. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se avete delle idee a riguardo, secondo voi cosa andrò a fare. Vediamo se mi conoscete bene, ma credo di sì. Spero che questo video vi sia piaciuto, se è stato così spolliciate iscrivetevi al canale, un bacione e al prossimo video. Ciao!